Che cosa si intende per biodiversità rurale? Biodiversità rurale si intende gli animali e le piante, cioè la biodiversità che c'è in ambiente agrario. E questo sembra quasi un controsenso, perché purtroppo l'ambiente agrario, che una volta era proprio il luogo dove si vedevano gli animali e si potevano osservare svariate piante, tanto è vero che uno dice vado in campagna per conoscere, con la coltivazione intensiva del secolo scorso è diventata quasi il simbolo contrario, cioè un uso eccessivo di pesticidi, una ricerca ossessiva di, oserei dire, metri quadri da coltivare, per cui spariscono le siepi, spariscono i boschetti, spariscono gli stagni, e le campagne, diciamo, venete della pianura padana spesso sono proprio un luogo dove non si trova la biodiversità, o perlomeno c'è, ma è una biodiversità molto semplificata. Con questo progetto, cioè il laboratorio della biodiversità rurale, vogliamo far vedere che invece si può, all'interno delle aziende agricole, fare appunto la coltivazione agricola, per cui fare delle economie e nello stesso tempo salvaguardare quella che è la biodiversità. Come ha deciso di investire sull'ambiente nei suoi territori agricoli? La decisione è obbligata quando l'azienda agricola in cui si vive non è soltanto un'attività lavorativa, ma è proprio il posto più bello in cui si decide di vivere. Quindi naturalmente si cerca di non inquinare, di non sfruttare, di non usare prodotti chimici, cercare di limitarli il più possibile, e naturalmente vivendo in un posto si cerca di creare più ambiente possibile, perché è la cosa che più fa piacere. Sulla base di questo bisogna capire che qualcosa ci deve rimanere che dobbiamo conservare qualcosa, dobbiamo conservare più possibile. Quindi è una scelta che viene naturale per chi vive in campagna.